Riprendiamo, si fa per dire perché interromperemo ancora perché siamo in attesa del nuovo corso delle trasmissioni che avrà uno scenario diverso, eccetera. Ma lasciamo la cosa avvolta da un parziale mistero, visto e considerate che adesso oltre ai 5 stelle, alle 4 stelle, alle 3 stelle, tutti quelli che hanno soltanto una stella da puntata, si nascondono dietro la cortina fumogena. Veniamo a noi, in attesa, ripeto, Siamo già venuti a noi. dei fatti importanti. Veniamo a noi. Ecco, Siamo già venuti a noi. qual è stato il fatto eclatante che l'ha scossa durante quest'estate? Proprio con la massima sincerità, non trovo, ecco, forse ci dovrei pensare, ma in questo momento non trovo un fatto che io possa rappresentare a te e agli amici che ci ascoltano come fatto eclatante. È come se non abesit Abesit in iulia in verbis. iuria verbis, senz'altro, proprio al di là di qualsiasi superbia, Ma fai la tradizione, perché sennò c'è Franghiniello che non ci non ha. sia. Non ci sia prosopopea, non ci sia, non si veda un superbia nelle cose che dico, che diciamo, che facciamo. E però sinceramente io un fatto eclatante non riesco a trovarlo. A meno che poi non si voglia scendere sul dramma del terremoto, beh, allora quello è un fatto Ma a livello eclatante, italiano. ecco. Quello è un fatto eclatante per la tragedia che ancora oggi ci vede coinvolti tutti quanti. È un fatto quello eclatante perché ha toccato tante, tante famiglie negli affetti e nelle cose più care. Se vogliamo, questo fatto possiamo considerarlo eclatante anche perché ha messo in evidenza le malefatte, ha messo in evidenza le cose che non vanno nelle varie burocrazie comunali, ha messo in evidenza, come dire, i trucchi di E sempre quindi, scusami, che ancora purtroppo vediamo e tocchiamo con le nostre mani. Questo è un fatto eclatante veramente. scusami, e quindi il fatto di Renzi che si è ridimensionato, nel senso che mentre prima diceva se non vinco me ne vado, adesso non lo dice più perché ha capito che non vince, ha capito che è molto difficile vincere, non vuole rimanere là. Ha pensato, ma che parola mi è uscita? Hai visto come si diceva anticamente, voce dal sen fuggito, era sfuggita una voce. Ma era una voce della moglie, era una voce del papà, era una voce della sua Ma ministra. intanto facciamo gli auguri al primo ministro Renzi. Se è vero che Gli auguri perché fino a quando rimane lui non succede nient'altro di grave. no, gli auguri perché se è vero, insomma, quello che ho letto su alcuni giornali, la moglie è stata assunta in una scuola di Firenze per chiamata diretta. Ecco, Invece di chiamare a te. e quindi facciamo gli auguri a Ma fammi Renzi per capire, ma questo sul serio fatto. è questo? Dove l'hai Ma letto? se l'ho letto su un giornale, l'avrò letto anche su un blog, ma che ci siano poi che dinanzi Ma ad una io assunzione. compro tre giornali al giorno, Vabbè. questo mi sta Vabbè, dicendo. Ma se è vero, stanotte si è saputo. se, ma io, giorni fa l'ho saputo, se il fatto risponde a verità, e allora noi facciamo gli auguri a Renzi per la moglie che è stata assunta, che poi ci dispiaccia Ma lui scusa delle anche migliaia se. di persone precarie
che non verranno assunte, questo è un altro discorso, o che verranno assunte per esempio in Liguria e risiedono a Corigliano, oppure all'Aquila, all'Aquila e risiedono, Giulio, in Sicilia. Giulio, fammi capire. Questa è stata assunta? È stata assunta a Firenze, se la notizia è vera. E chi l'ha assunta? L'ha assunta una dirigente scolastica di una scuola privata? Del comune di Firenze. Se è del comune di Firenze, non dovrebbe essere finita già sotto... Sotto l'attenzione dei pubblici ministeri? No, è tutto regolare, ma saltiamo il fatto. Com'è che è tutto regolare? È tutto, l'assunzione è regolare, perché queste cose oggi Non si deve seguire una graduatoria. Io adesso sono fuori dalla scuola di 2 anni, per cui non, come dire, non mi ritrovo più tanto con questa normativa. E però superiamolo questo fatto. Se no ci immiseriamo su un fatto di cronaca che in fondo poi va a risolvere un problema familiare. Il referendum. Il referendum, per dire la verità, non mi appassiona, perché nel momento in cui Renzi non scommette più sul referendum, secondo me il referendum finisce di avere la sua importanza. È chiaro che se il referendum dovesse andare proprio con le gambe all'aria, si porrà il problema. Renzi come fa a dire che ancora vuole restare al suo posto, se proprio sono stati... Però c'è un fatto, lui si è messo al sicuro, perché fra quello che già prende lui, siamo d'accordo sul fatto che Renzi fino a questo momento nella sua vita non ha mai fatto un giorno di lavoro. Vabbè, sta lavorando adesso come primo ministro. Nell'interesse della nazione, sì. Ha lavorato come sindaco di Firenze. Nell'interesse, per esempio, di una scolaresca, nell'interesse di un cliente, nell'interesse di un'istituzione, che sia un'istituzione privata, no. Ma c'è una parte di partito e c'è una parte d'Italia, di italiani, che sostengono che Renzi abbia fin qui prodotto. Io, come dire, umilmente voglio collocarmi in quella minoranza proprio sparuta di italiani che sostengono che il Presidente del Consiglio fino ad oggi nulla ha fatto, come dire, di visibile. Nulla ha fatto che abbia cambiato un po' o abbia avviato un cambiamento nella struttura del nostro paese. Io mi permetto di dissentire in parte da te quando dici lasciamo stare il referendum, perché ormai avrà capito che sul referendum c'è poco da puntare. Evidentemente non crede più negli effetti del referendum, evidentemente, se ho ben capito, intende coi suoi comportamenti, pure che perde non se ne va, cioè. Anche se perde non va via, eccetera. Vuole un po' sgonfiare la portata dell'esito referendario. Io dico che il referendum invece alcune cose le ha prodotte, e si tratta di cose molto serie. Innanzitutto, mai come in questo momento, io ho vissuto alcune situazioni referendarie. Ad alcune di queste situazioni io ho dato anche, per esempio nel mio piccolo qui a Corigliano, nel nostro comprensorio, ho dato anche la mia modestissima parola e la mia faccia. Per esempio, in occasione del divorzio, io ho fatto parte di un comitato in quella situazione. Ricordo che c'erano delle divisioni nel paese e nei partiti, tra partito e partiti, ma non penso che le divisioni di allora possano essere rapportate alle lacerazioni di oggi. Se un referendum spacca il partito, il PD nella fattispecie, se un referendum, almeno nella fattispecie particolare, allontana dal partito alcune anime storicamente facenti parte del partito, mi riferisco alla CGIL, mi riferisco all'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Nel momento in cui questo referendum
fa sì che la... Scusa, ma tu stai facendo la, vuol dire la che propaganda, qualcosa è successo. Tu stai facendo la propaganda per il no. Io voterò no. Stai facendo la propaganda. No, non va. Io... Ma tu pensi che ci sia necessario fare la propaganda per far vincere il no? Oppure che ma ha già vinto il no? Io non so se il no, se il no ha già vinto, mi fa piacere. Per quello che se io posso spendere, se io posso spendere una parola affinché il no vinca, io la mia parola la spenderò con tutto il cuore. Perché ritengo, per quel po' che so, non tanto della Costituzione, ma dell'iter che ha portato alla Costituzione, io ritengo che la nostra Costituzione, al di là della definizione se sia o meno la più bella Costituzione del mondo, eccetera, la nostra Costituzione, per rispetto dei padri costituenti, non andava trattata in questi termini. Ad ogni modo, fino a questo momento abbiamo parlato di cose terra a terra. Adesso invece, se, secondo me, con tutto il rispetto per chi sceglierà di votare sì, con il mio intervento invece vorrei che il piano si alzasse un po' e vorrei parlare di due cose che sono proprio interessantissime. La prima è questa: è venuta a tua conoscenza fra ieri ed oggi che è bastato che ha piovuto per un po' e tutte le strade di Schiavonea e tutte le strade anche dello Scalo hanno subito dei danni e hanno subito degli impedimenti nel traffico? Allora, cominciamo a dire che il problema che io ho da anni a casa mia... No, senza parlare del fatto proprio, grazie, sì. Allora tu così sei contro l'amministrazione, allora no. Perché tu a casa tua, scusa, non io è giusto che così. Il problema che io ho da anni a casa mia, ieri notte si è riproposto, per cui io in maniera puntuale... Scusa, e a chi hai chiamato dell'amministrazione? A chi hai chiamato dell'amministrazione? Al sindaco? Ho chiamato i partecipanti all'amministrazione di casa mia, mio figlio, mia moglie... Poi ho chiamato il giorno dopo l'idraulico, eccetera, eccetera. Okay. Vabbè, allora il problema si è riproposto. Diciamo pure che non si tratta di una pioggerellina di marzo, diciamo che si è trattato di una pioggia eccezionale. Ma che pioggia, un'ora eccezionale, scherziamo. Però, Giulio, scherziamo. Però, non dobbiamo scherzare. Io sono andato ieri mattina. Ho cercato di avvicinarmi a Schiavonea, mi sono avvicinato a casa tua, ho cercato di girare attraverso un'altra strada di arrivare a Fabrizio, e beh, non ci sei riuscito. Non ci sono riuscito. Comprati, allora, perché non ti compro una macchina di quelle che passano, che fanno i guadi? Perché non ti compri una 6x6, 5x5, 4x4, insomma, perché non ti compri? Ma la macchina risolve il mio problema, nel senso che io alla prossima alluvione, con la macchina 4x4, 6x6, eccetera, eccetera, io con la macchina potrò recarmi in questi posti. Però non risolve il problema in radice, cioè se dovesse piovere un'altra volta, Schiavonea si allagherà, sì, Fabrizio si allagherà, il mio garage si alluvionerà. Ma uno che passa, eccetera, dice: questi qua non sanno proprio di che parlare, parlano che ha piovuto, c'è stato. Allora io mi permetterei. No, io invece direi una cosa sempre molto seria, che è questa: ma quei cumuli di spazzatura che hanno festeggiato un anno ai principi di agosto. Adesso sono 13 mesi, ho sentito dire che ancora staranno lì perché non ci sono i soldi perché non ti... tu che sei uno della vecchia guardia, perché non ti metti alla testa di una cinquantina di giovanotti, di ragazzi, delle scuole, e un sabato e una domenica non riesce a togliere, perché ci vuole poco, ci vogliono 100 sacchi, la spesa è minima, 100 sacchi, qualche pala, perché se no la grandezza dei topi che crescono comincia a fare paura. Sembrerà una barzelletta, ma io adesso giuro che confondo i gatti con i topi, perché quando vedo uscire dalle immondizie
Che cos'è un gap? C'è l'ingegnere Piro che abita sopra di me. E lui magari da sopra vede meglio, vede, e capisce che sono topi e non gatti. E allora un sacco di volte mi ha detto: ma guarda che non sono gatti, e che so, forse sono topi. Ora, se il topo ha raggiunto la grandezza del gatto, cosa aspettiamo per toglierla? Andiamo a toglierla noi, no? Chiamiamo dei giovani, diamogli dei guanti, delle mascherine, andiamo e li togliamo, perché se aspettiamo che questi qui si mettano d'accordo sulle percentuali che debbono avere perché quelli che sono tenuti a fare questo mestiere non lo fanno perché dicono: e perché lo dobbiamo fare noi? Ma se voi i soldi che sono arrivati per fare questo lavoro li avete spesi in un altro modo, adesso perché li dobbiamo togliere noi? Tu hai raccontato il fatto in una maniera semiseria, così per renderlo più fruibile, per renderlo più appetibile da parte dell'opinione pubblica. Il problema, per non dare confidenza, cioè, ai topi, parliamoci chiaro. E per non sopravvalutare i gatti. Hai messo sullo stesso piano gatti e topi. Il problema resta, nella letteratura latina c'era pure qualche cosa che si avvicinasse alla tauromachia, no? Sì, ma i gatti nella letteratura classica non hanno trovato un posto dignitoso. I topi sì, per la loro dimensione modesta. Il topo è piccolino, quindi, ha una struttura che gli consente. Ma quindi non hanno niente a che fare con questi topi di da 2 kg, no, 2 kg e mezzo. No, non hanno niente a che fare con. Resta il problema. Qual è il problema? Il cumulo o i cumuli di immondizia sulle strade o in alcuni siti della città. Non lo so. Lo togliamo noi. Io dico che noi non dobbiamo toglierlo. Ma perché, scusa? Anche perché. Ma non ti puoi convincere che sarebbe una bella cosa se troviamo, per esempio, 50 ragazzi che disposti a far volontariato? Noi mettiamo, per esempio, tu metti 100 euro, io non metto niente. E facciamo una questua. Niente, perché mi tolgo fuori da queste situazioni di volontariato. Io penso che stiamo sovraccaricando il concetto di volontariato negli ultimi anni. Lo abbiamo sovraccaricato troppo. Lo abbiamo riempito di prerogative che il volontariato non dovrebbe avere. E c'è chi ne approfitta di questo. Soprattutto perché nella misura in cui noi deleghiamo alcuni compiti ad un'associazione di volontari, come dire, alleggeriamo il compito dell'ente che è deputato e rinunziamo ad essere cittadini che si possono rispettare. Perfetto. Noi paghiamo le tasse anche perché altri devono provvedere alla raccolta dei rifiuti solidi, urbani, eccetera. Noi paghiamo le tasse perché c'è chi deve sovraintendere alla manutenzione delle strade. Scusa, noi paghiamo le tasse, scusa, perché Giulio, quando piove, come dire, Schiavonea, Fabrizio non si allaga. Pure Torricella. Anche Torricella. Il problema, caro avvocato, è che da alcune fotografie apparse sui vari blog, si vede che anche una parte di territorio limitrofo a Corigliano risulta allagato. Il che significa che non c'è granché differenza. Abbiamo sfiorato ogni limite temporale, e quindi siccome l'abbiamo, ho detto sfiorato perché ci siamo passati vicino ai 20 minuti. Però nel termine esatto è quello di sforato, perché doveva essere 15, da 15 a 20 minuti. Noi stiamo sfiorando i 20 minuti e diamo appuntamento alle prossime, anticipando, non so se vuoi farlo tu, anticipando che ci sono delle cose che stiamo studiando per rendere più adatto. Hai già anticipato, ai tempi, che riguarderanno la coreografia. Basta, non dire più niente. I partecipanti, non dire più niente. Il tema. Non dire più niente. Va bene. Alla grazie. Prossima.